E siamo qui nella bellissima Villa Domi. Stasera un convegno molto importante sulla depressione. Un pensiero per Fiorella Fabiola. Un convegno ideato dalla dottoressa giornalista Magda Mancuso. Appunto è la quinta edizione. Qui ci saranno ospiti molto molto importanti che ci parleranno appunto di questa tematica così importante. Ad Ischia con questa meravigliosa cultura, la tradizione napoletana, la posteggia. E
vero? Grazie, io con loro lavoro da tantissimi anni, sono la presentatrice ufficiale del Festival della Costeggia e il direttore artistico appunto Gioacchino Iovino, a quale va un fortissimo applauso anche al maestro. Adesso siamo quasi pronti per l'inizio di questo convegno e voglio siglarlo con una voce straordinaria, un soprano veramente bravissimo, lei è Anastasia Derun. Accogliamola con un forte applauso. Buonasera Anastasia. Buonasera a tutti. Anastasia è qui perché è scappata dall'Ucraina, dalla guerra, ed è una ragazza che ha bisogno di essere risollevata in questo momento, ha bisogno di tanto amore perché tutta la sua famiglia è lì, è un grande talento, io l'ho accolta veramente a braccia aperte nel mio cuore, vi voglio fare ascoltare quanto è brava e quanto merita questa straordinaria artista. Grazie. Per voi Anastasia Derun accompagnata dai De Romani. È tutto improvvisato, tutto dal vivo. Non abbiamo provato assolutamente, sappiamo la tonalità di questi. Grazie alla vostra.
mi sento forte. Grazie mille. Grazie a te, abbiamo scelto il solo lì perché è una canzone mondiale, poi il sole e luce, che sia veramente un futuro di luce, un futuro splendente per tutti noi. Grazie, grazie. Anastasia. Grazie. Adesso iniziamo e lascio il microfono al moderatore che ho scelto veramente accuratamente, un uomo che stimo tantissimo, il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della nostra bellissima nazione. Grazie, grazie a tutti, che stasera questa città con 40 gradi è difficile mettere insieme tante persone, però la capacità di Angela Mancuso, l'organizzazione perfetta, ha fatto sì che noi stiamo in questa sala per discutere di argomenti che sono fondamentali. Stasera Magda ha voluto dedicare questa sedola e vedete con quale è stato d'animo. E poi ha fatto ascoltare due brani, non a caso questi due brani napoletani rappresentano un grido alla speranza. Diamo la mano, aiutiamo. È il sole che è vita, che dà la possibilità al sole di far vivere un'intera nazione e un'intera città. Allora, vedete, Napoli è una città stupenda, meravigliosa, e io voglio dirlo a tutti quanti voi, perché noi dobbiamo essere orgogliosi di appartenere a questa terra, dobbiamo essere orgogliosi di avere questa cosa. Quando di solito io parlo con gli amici, dico io quando cammino per le strade di Napoli, contessa, grazie all'ospitalità che mi dà questa sera, mi sento un pigmeo, mi sento un pochissimo. Guardo le strade, leggo i nomi, Cimarosa, Scarlatti, Giambattista Vito, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, e potrei continuare all'infinito. La gente crede che siano piazze o strade, sono state persone come noi, esseri umani come noi, hanno dato una spinta alla cultura mondiale. Voi immaginate che il diritto alla felicità, il diritto alla felicità di cui parliamo stasera, la depressione, è nella Costituzione americana, sta sancita nella Costituzione degli Stati Uniti d'America, che è la più grande nazione democratica dell'Occidente, grazie ad un attore d'arte. Nessuno lo dice, non lo ricordano più, perché purtroppo non lo sappiamo più. Gaetano Ferrangino, che scrisse al presidente degli Stati Uniti d'America, Benjamin Franklin, quando si faceva la famosa carta di Filadelfia, dicendo: caro, perché c'erano motivi che avevano conoscenza del dopo, inserisci il diritto alla felicità. E la Costituzione degli Stati Uniti d'America ha questo trattato, che viene da Napoli. E la prima copia della Costituzione americana fu consegnata a Gaetano Ferrangino. Voi immaginate che si fa quando noi camminiamo con Napoli, cosa vogliamo fare. Ecco che è fondamentale e importante fare questi momenti di aggregazione, questi momenti di aggregazione che servono a far rappresentare lo Stato d'arte. Noi come ordine di solito non partecipiamo, quindi cerchiamo di essere molto spartani, ma quando Magda mi ha chiamato tramite l'amico Massimo Scarnello, che saluto perché purtroppo è impegnato per un problema familiare, allora noi ci siamo resi conto del tema, la depressione. Vedete, quello che noi stiamo registrando in questo momento è l'isolamento della gente con la pandemia e soprattutto con l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione che sono necessari per parlare. Però si è creata una realtà diversa, una realtà virtuale, nella quale vivono le persone, non si rendono conto che la realtà è questa, la stretta di mano, anche lo sconto, ma bisogna vivere la vita, non bisogna isolarsi. Allora grazie Marco per quello che ti hai dato stasera, che hai messo insieme una parte importante della città e mi auguro che questo sia punto di partenza per determinare un lungo percorso che porti veramente a quello che ha detto
ognuno di noi ha il diritto di essere libero, ognuno di noi deve dimostrare la sua capacità, la sua volontà, la sua professionalità, il suo amore verso gli altri. Vedete, le nuove generazioni purtroppo dopo la pandemia hanno messo in risalto uno stato d'animo molto antagonista, ma c'è poca capacità nei giovani di relazionarsi con gli altri. Utilizzano purtroppo questi mezzi di comunicazione che apportano lontano la vita. Io mi fermo qua, vi ringrazio. Inizieremo la scala di Dio, poiché i tempi si sono fortemente allungati, vi prego di mantenervi nei 5 minuti di intervento, perché altrimenti mettiamo in difficoltà l'organizzazione e le future condizioni del personale. Grazie, quindi diamo subito la macchina. Grazie, buonasera, io voglio essere veramente molto veloce perché voglio lasciare spazio ai relatori, tutti i professionisti che per essere qui insomma hanno lasciato perdere i propri impegni, il proprio lavoro. Un pensiero per Fiorella Fabiola è un evento che nasce da una storia vera, da una storia di inadeguatezza al mondo, probabilmente anche da una storia di tanta indifferenza, la storia di Fiorella Fabiola, appunto mia sorella gemella, che 8 anni fa, dopo un lungo periodo di depressione, ha deciso di togliersi la vita. E mi scrisse proprio in un messaggio: penso di aver trovato la mia dimensione. Quindi da qui in me l'esigenza di trovare un incentivo alla positività, qualcosa che in qualche modo potesse alimentare la mia anima. E dopo 3 anni di dolore mi venne questa bellissima idea, ovvero di fare qualcosa non solo per me stessa, ma anche per gli altri. Ed eccoci qui, giunti alla 5ª edizione, e sono veramente felice. Voglio ringraziare tutti i relatori, tutti voi presenti, i fotografi, la stampa, le TV. Grazie veramente di cuore. Io lascerei la parola ai nostri relatori. Allora subito iniziamo con Francesco Terrone. Prego, ingegnere, venga. Guadagni la scena. Buonasera a tutti, sono un ingegnere, sono un poeta. Quindi la mia vita è stata sempre caratterizzata dal conoscere me stesso e chi è di fronte a me e anche l'ambiente in cui vivo appunto tutti i giorni. La depressione è una malattia, penso che qui ci sta qualche psichiatra. Sì, quindi è una malattia. Pronto? Posso sentire? Quindi praticamente è una malattia che diciamo più o meno l'abbiamo tutti, e basta un dolore, una perdita, e quindi si affaccia questo nemico che appunto ci distrugge. E durante appunto la mia esistenza ho incontrato tante persone con questa dannata malattia, e la stessa, mi dicono tutti la stessa cosa: si alzano al mattino con un disagio enorme, poi man mano che cala il sole diventa un pochettino meno, diciamo, aggressiva questa malattia. E quindi mi trovo anche a dare dei consigli, anche in base a vissuti personali, e sono un freudiano alla fine, e vedo che questa gente mi parla dei suoi problemi, ma soprattutto è la mancanza di affettività, la mancanza di, cioè, interagisce poco con il genitore, soprattutto nella fase iniziale, addirittura nei primi giorni di vita. Poi diverse persone mi dicono che si rivolgono allo psichiatra, allo psicologo, e la storia va avanti. Molte volte mi dicono, gli psichiatri mi danno, questo lo voglio sottolineare in questo convegno, molti psichiatri fanno la ricetta e dicono vieni fra 3 mesi. Questa povera gente si trova veramente in balia delle onde, perché chiamano il medico, non tutte queste cure psichiatriche poi alla fine vanno a buon fine, nel senso che il medico si trova a cambiare in corso d'opera la cura.
molte volte questi medici sono assenti e pochi trovano questa interazione, cioè soprattutto nella fase sperimentale, perché poi è sperimentale, non è che si danno il Tavor o l'Efexor o altro e questo va bene. Quindi al di là della presenza dello psicoterapeuta, lo psichiatra, colui che dà la medicina, cioè interagisce farmacologicamente su quella che è la malattia depressiva, è assente. Quindi se ci sono degli psichiatri in sala, io dalla mia esperienza, dai colloqui che faccio con questa gente, vi consiglio con grande fervore di stare vicino ai pazienti, soprattutto quando questi gli chiedono: dottore, ma io prendo le pillole e le pillole non fanno bene. Perché se il paziente lo vediamo dopo 3 mesi, lo psichiatra ha distrutto e lo perde sicuramente il paziente. Finisco con questa battuta: stiamo vicino a questa gente, ma soprattutto chi è genitore, soprattutto chi si appresta a diventare genitore, si deve sicuramente accollare quell'onere di dover dare a questi figli tutto il bene e tutto l'amore possibile per farli crescere. Purtroppo oggi la famiglia non esiste più e quindi ne vedremo di bello tra malattie depressive e suicidi. Grazie. Grazie a tutti. Io sono contenta di essere qui perché secondo me si deve partire, quando si parla di depressione, esattamente da contesti come questo, ovvero dalla relazione. Mi ricollego proprio a quello che diceva l'ingegnere che ha parlato adesso e concordo assolutamente con quello che dice lui. La depressione è una malattia del cuore, è una malattia dell'anima, di conseguenza la prescrizione farmacologica stressante chiaramente non è sufficiente. Ci sono dei casi in cui chiaramente è fondamentale un supporto farmacologico, questo lo vedo con i pazienti che appunto vengono da me nello studio, che si trovano spesso a vivere delle fasi acute di questa malattia e quindi hanno bisogno di un sostegno farmacologico, ma questo assolutamente non basta. C'è bisogno di cura, c'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di accoglienza e secondo me, e sono appunto contenta di essere qui, c'è bisogno di sdoganare questa questione che la depressione tocca soltanto chi ha dei problemi oggettivi. Vi spiego meglio. C'è una fascia di persone che siccome una casa al mare, una famiglia, una macchina e anche uno stipendio fisso a fine mese, è convinto di non poter permettersi di vivere la depressione. E non è assolutamente così, perché la depressione non ha un target di persone. È importante parlarne perché viviamo un contesto, secondo me, particolarmente complesso, che dipende, ma non soltanto da questo, non dipende soltanto dalla pandemia. Sicuramente la pandemia è quello che ci è capitato, chiaramente è andata ad acutizzare una serie di problemi. Ma io penso che il problema sia a monte, sia proprio quello di un contesto di grande fragilità e di mancanza di punti di riferimento che chiaramente tutti noi dobbiamo avere necessariamente. C'è Bauman, che è appunto un sociologo, che parla proprio di società liquida, no? E fa riferimento proprio al fatto che, non essendoci dei punti stabili, l'emozione che più spesso proviamo è proprio quella della paura. E chiaramente la paura è un'emozione che ci paralizza, è un'emozione che blocca, è un'emozione che impedisce di sognare, un'emozione che impedisce di desiderare, no? E questo chiaramente deve essere tenuto in considerazione, perché quando parliamo di depressione parliamo anche di giovani. Anche i giovani vivono delle depressioni dettate dall'isolamento e soprattutto da modelli di riferimento virtuali. Ci si trova a fare conti con un mondo finto, un mondo ritoccato che non è la realtà. E quindi quando poi, chiusi nella propria casa, chiusi nella propria stanza, si fanno i conti con le proprie fragilità, le proprie sofferenze, i propri dolori, chiaramente ci si sente inadeguati, non si sa chi chiedere una mano. E questo è effettivamente un grande problema, perché di contesti come questi ce ne sono veramente pochi e quindi Magda, secondo me, è promotrice di un'iniziativa veramente bella, innanzitutto perché è proprio l'espressione del cuore, ma poi perché secondo me di contesti come questi bisognerebbe averne tanti, perché le persone devono guardarsi negli occhi e devono parlare di questa problematica, che può
certo che ci possono essere degli eventi che nella vita tutti noi possiamo vivere prima o poi, rispetto a cui siamo impreparati e non abbiamo le risorse. L'aspetto bello che io mi trovo a vivere tutti i giorni col mio lavoro è che la soluzione c'è, è sicuramente un viaggio difficile, faticoso, impegnativo, che secondo me, se fatto in compagnia di persone competenti, può portare ad un'altra conoscenza di sé, ad una conoscenza più autentica, meno perfetta, ma probabilmente più vera, che permette di vivere una vita migliore, più umana, ecco, meno patinata. Grazie, grazie. Una serie di tavole rotonde, mi dicevo, me l'ha detto adesso Marco, saranno oggetto di altri convegni specifici, perché altrimenti non troviamo il tempo a tutti quanti, quindi fare un convegno di argomenti da trattare in questo momento non si può, sono fondamentali. Allora, dottoressa avvocato Valeria Maria Visone, che rappresenta anche lei un'associazione importante, allora sì, io sono qui, innanzitutto ringrazio l'invito e sono qui in rappresentanza dell'associazione Violenza e Suicidio, che si occupa oltre all'osservatorio Violenza e Suicidio, si occupa oltre al contrasto del fenomeno della violenza, che purtroppo è un altro grande tema nazionale, si occupa in particolare appunto del fenomeno suicidario. Ed è proprio questo è l'argomento di cui vorrei, stritolando ovviamente, tenendomi nei tempi, di cui vorrei parlare. Dunque, esiste una scienza che si chiama suicidologia, che è nata nel 1964, che studia la mente delle persone che commettono questi atti. E come tutte le scienze fenomenologiche e comportamentali, si occupa di andare a capire che cosa potrebbe essere accaduto nella mente di una persona che decide di togliersi la vita. Ora, dopo che un soggetto è morto perché la sua morte è stata acclarata per suicidio, viene fatta una anamnesi successiva, che è una sorta di autopsia psicologica. Si va alla ricerca attraverso la rete familiare e anche di quelle che sono le relazionali della vittima, si cerca di capire se ci sono stati dei segnali. Bene, i dati statistici ci dicono che nella vita delle persone che si suicidano c'è sempre una carriera suicidaria. Ci sono stati sempre dei tentativi che non sono andati a buon fine e queste persone hanno sempre mandato dei segnali che purtroppo le persone che stavano loro intorno, che magari erano deputate alla loro cura, non sono riuscite a cogliere. Ora, per avere una comprensione del fenomeno suicidario della portata, vorrei riportare i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che all'anno muoiono 880.000 persone per suicidio. Questo vuol dire che nel mondo ogni 40 secondi una persona si toglie la vita e ogni 3 secondi una persona tenta il suicidio. In Italia ogni anno 4.000 persone si tolgono la vita e di queste 4.000 persone purtroppo 1.500 sono adolescenti. I dati statistici ci dicono che negli ultimi 50 anni, nella fascia d'età tra i 15 e i 35 anni, il tasso di mortalità per suicidi è aumentato del 245%. Questo è un dato veramente assolutamente negativo e molto preoccupante, che ci dovrebbe far pensare. Nonostante questo, però, purtroppo questo tema vive uno stigma, possiamo dire che fonda le sue radici addirittura nell'antica Grecia, dove quando un soggetto si toglieva la vita per suicidio addirittura veniva seppellito fuori dalle mura della città e i suoi parenti perdevano il diritto di accedere alla successione e quindi tutti i suoi beni venivano portati. Ora, ovviamente per poter prevenire questo fenomeno bisogna fare informazione, bisogna fare sensibilizzazione a partire dalle scuole, ai soggetti deputati alla cura, perché quello che voglio chiudere il mio intervento dicendo che il suicidio non è una ricerca della morte,
ma è una fuga dalla vita, è una fuga da un disagio esistenziale che non si riesce più a sopportare. E il compito di chi vuole assistere queste persone è proprio aiutarli ad alleviare questo disagio e far sentire queste persone meno sole. Grazie. La parola a Rosalia Ciorciaro. Grazie. Come sta? Rosalia, prego. Buonasera a tutti. Io parlo della relazione tra nutrizione e depressione. Mi sono sentita un po' fuori posto perché sento che si parla di psiche, però il substrato di questa psiche non è il corpo, non è una buona nutrizione, non è un stile di vita sano, quindi alla base di tutto. Se noi abbiamo un terreno che è ben concimato, quello che nasce la rigogliosa, magari potrà essere abbattuto in parte, ma non totalmente dalle tempeste, dalle tempene che ci sono. Perché la relazione nutrizione e depressione c'è. Noi ogni volta che mangiamo la composizione del nostro sangue cambia. Se noi mangiamo ad esempio un piatto di pasta asciutta, che cosa avremo nel nostro sangue? Cosa circolerà dentro? Glucosio, quindi innalzamento di glicemia, e quindi ci sarà anche l'insulina. Ma se mangio un piatto di formaggio, nel sangue avrò trigliceridi e aminoacidi, sicuramente. Quindi, e a seconda di ciò che c'è nel sangue, si prendono delle vie metaboliche e ormonali differenti. Quindi abbiamo una produzione di ormoni diversi. Il primo fra tutti, diciamo, che è quello visivo, cioè noi mangiamo prima con i cinque sensi, no? Quindi la prima felicità è quella che proviamo guardando l'alimento, perché mangiare è anche un piacere, non deve essere una costrizione. E queste sensazioni, queste percezioni sensoriali arrivano quindi anche a livello, con il cibo arrivano anche a livello dell'intestino, e che è considerato l'organo sensoriale più basso che abbiamo, e attraverso il nervo vago queste sensazioni vengono trasportate al cervello. C'è quindi una relazione molto forte tra cervello e intestino. Perché praticamente, insomma, cosa succede in effetti? Le cellule intestinali, le pareti intestinali, sono delle cellule praticamente che secernano degli ormoni anche, e sono attive per 2-3 giorni. In 5 giorni praticamente abbiamo l'epitelio intestinale completamente nuovo. Quindi dobbiamo cercare di trattarlo bene, ecco perché a volte con la nutrizione si fa questo riposo intestinale per 5-6 giorni, non perché si sta a digiuni, ma si mangiano alimenti che non vanno a sollecitare queste cellule. E quali sono queste cellule? Purtroppo noi oggi abbiamo un'abbondante alimentazione a base di farine che sono raffinate e che sono piene di glutine. Quando è in eccesso questo tipo di alimentazione, parto da questo, ma si può arrivare a tutti gli alimenti che possono essere nocivi se sono in eccesso. E quando sono in eccesso, dicevo, le cellule interne dell'epitelio ovviamente non producono bene, non lavorano bene, e quindi non producono quella che viene chiamata serotonina, che dato che queste cellule insieme al microbiota sono responsabili della produzione del 95%, della serotonina. Questi alimenti che producono alla fine delle infiammazioni delle cellule non fanno altro che l'infiammazione, che è la madre di tutti i mali praticamente, praticamente abbassare la produzione di serotonina, e quindi e da lì ci può essere quindi la depressione, l'infelicità, la tristezza. Quindi quello che dobbiamo fare, prima mi è stato chiesto, c'è un alimento che può, vedo là il cioccolato, bellissimo, buonissimo, è un alimento che ci permette di produrre serotonina, quindi
a base di, cioè quello, il cioccolato fondente, che dal 70 all'85% di cacao duro, quindi abbiamo già una produzione maggiore di serotonina, che partecipano, e in produzione della quindi questi sono alimenti che vanno bene, come anche per esempio altri alimenti che contengono i precursori della serotonina, le lenticchie, la banana, quindi altri alimenti ancora. Però quello che è importante non è l'alimento in se stesso, perché posso, se non ho una buona alimentazione per il resto della giornata, per il resto delle settimane, per il resto dei mesi, dell'anno, cioè posso mangiare il cioccolato, ma alla fine non trovo un substrato adeguato, quindi sta serotonina doveva venire, non si produce. Quindi quello che dobbiamo fare è mantenere sempre sano quella parte che non siamo noi ma è dentro di noi, vale a dire il microbiota. Che cos'è il microbiota? Il microbiota è l'insieme dei batteri, dei microrganismi che vivono nel nostro intestino. Abbiamo 1000 specie tra batteri e microrganismi, più di 100 milioni di microrganismi, e mangiano insieme a noi, quindi si nutrono insieme a noi. Se loro stanno bene, sicuramente stiamo bene anche noi, perché sappiamo benissimo che oltre quindi ad aiutare queste cellule epiteliali dell'intestino a produrre serotonina, sono responsabili anche del nostro corredo immunitario, della formazione del nostro corredo immunitario. Quindi quello che praticamente posso dire è non andiamo quindi alla ricerca dell'alimento che ci fa stare felici, ma cerchiamo invece gli elementi, raggruppandoli insieme come è stato fatto stasera, che è una cosa, complimenti, perché è davvero una cosa stupenda da riprendere, da ampliare ulteriormente, perché la depressione è dentro di noi, ma dobbiamo quindi combatterla a 360 gradi, tutti quanti insieme, lavorando come questa cosa. Grazie. Allora, venga la professoressa, che voglio anche lei a questo dibattito. Chiaramente sì, ci sono visioni diverse, la professoressa Ciorciaro ha parlato di un discorso un po' complesso sull'alimentazione, e come diceva Magda Mancuso, dovrà essere oggetto poi di ulteriori approfondimenti, perché ci sono sì queste correlazioni, ma non possiamo qui semplificare tutto quanto il cibo, assolutamente, altrimenti faremo noi un danno a quello che facciamo nella crisi della. Grazie. Buonasera, io sono Luigia Sorrentino e sono una giornalista RAI, ma mi occupo molto di poesia. Ultimamente il libro che ho scritto si intitola Piazzale senza nome, ed è un libro che va a guardare proprio la realtà degli adolescenti, che sono le persone, come diceva prima la dottoressa, molto più esposte proprio dalla fase adolescenziale al rischio di suicidio. Perché? Perché vivono questa dimensione dell'essere qualcosa ma che non conoscono ancora, cioè loro non sanno ancora che cosa sono i giovani, e quindi hanno dei dubbi, quindi per loro tutto è o bianco o nero. Come la poesia può aiutare i giovani, quindi partendo da quelle che sono le origini, no? Di questo male che attraversa quasi interamente le generazioni dei giovani. E attraverso per esempio gli incontri nelle scuole, no? A me è capitato varie volte, e la cosa che mi sono sempre sentita dire dalle insegnanti è che paradossalmente io andavo a tirar fuori qualcosa, il poeta, dai ragazzi che andavano male a scuola. Quindi per esempio riuscivo attraverso l'azione della poesia che io portavo nel corpo del ragazzo, quindi facendogli fare dei movimenti fisici, proprio di coordinamento della parola e del corpo, quindi attraverso l'esercizio fisico,
erano sempre questi ragazzi poi a entrare nella dinamica del verso, e quindi diventavamo praticamente amici, dico diventavamo perché poi il Covid ha un po' annullato questi incontri, e ho dovuto fare videoconferenza più delle volte, e quindi non c'è più quel contatto fisico, no? Come invece quando entri in una classe, poeta è sempre visto come uno strano, un diverso. In realtà, se io devo ricostruire la mia storia di poeta, sicuramente devo parlare di un periodo che ha funestato la mia vita, e cioè l'incontro a 13 anni di una persona che mi ha trascinato in una violenza. Qua vengo alla violenza e al suicidio. Per fortuna io ho subito una violenza di genere che oggi si chiama femminicidio, eppure sono riuscita a salvarmi, a sopravvivere. Non mi sarei mai suicidata, anche se dagli scritti che io mettevo giù negli anni della mia vita sicuramente emergeva un'oscurità, qualcosa che era, come dire, profondamente buio. Era come un parlarsi addosso, come uno stare soli, perché le persone violente che ti fanno, che sono degli stalker, no? Ti inducono ad una perdita di identità. Ecco perché la relazione è fondamentale per combattere la depressione. Una parola che aiuta è la parola della poesia. Io l'ho sperimentata con Vittorio Gassman, facendo, frequentando quando ero giovane, dopo la laurea in giurisprudenza, feci dei corsi, ed ero una ragazza molto particolare perché avevo subito questa violenza, avevo avuto questo grande trauma al quale aveva fatto seguito un aborto, quindi un'altra morte. E quindi quando conobbi Vittorio e feci con lui questo laboratorio, io incontrai la parola della poesia. E questa cosa è stata una grande medicina. La poesia non è sempre accogliente, è anche respingente. Quando la parola della poesia butta fuori delle parole contro, no? Si occupa della condizione umana, però a volte ti tiene in un abbraccio, altre volte ti respinge, perché risponde esattamente a quello che sta succedendo nella nostra epoca. Quindi avvicina o allontana. Io non so se è il caso di leggervi qualche poesia, se vi può interessare. Sì. Non lo so, avevo pensato anche, e questo è un pensiero che accompagna molto i poeti, molti poeti si sono suicidati nella storia della poesia mondiale, anche molti artisti, bravissima Magda, carissima Magda. Noi siamo qui per ricordare Fabiola. Però io voglio dire una cosa, c'è una libertà dello sparire, cioè è una cosa un po' forte, però io credo che bisogna rispettare le persone che decidono, come tua sorella, no? Che ti ha scritto un messaggio dicendo forse ho trovato la strada giusta per andarmene, no, per andare dove devo andare, perché lei, come diceva la signorina che si occupa di suicidi, ecco, ognuno di loro non è che vuole la morte, cerca la strada per vivere. Fugge da un disagio. Esatto, fugge da un disagio, quello che sta dicendo, e cerca la strada per vivere, per cui bisogna avere rispetto per queste persone che scelgono la loro strada. Ci fanno soffrire molto, perché ci lasciano senza parole, ci lasciano in vuoto dentro, però hanno scelto di andarsene. Noi dobbiamo anche rispettarle e curarle, aiutarle. La gioia del fiorire ebbe inizio in te. La pienezza riempiva i frutti. L'imperioso fare ci ha traditi. Siamo stati traditi dagli organi vitali. La durata non ci tocca più. Svuota le nostre vene la giardiniera inghirlandata, si arresta senza soste d'amore, guardandoti il volto distende
l'impronta della morte è svanita. Grazie a tutti per questa poesia. E allora continuiamo perché purtroppo i tempi sono. Allora, Cino Sanzone è un maestro di yoga. Ora dopo ho letteratura. Come vuoi fare il testo? Buonasera, ringrazio Magda per l'invito. Ringrazio tutti i relatori e i partecipanti e avevo portato un libretto da donare ai relatori sulla scienza dello yoga e dire tutti i punti di osservazione che abbiamo udito sono veri e sono validi perché ognuno di noi osserva dal punto in cui si trova, ma la montagna che osserviamo e al di là dell'addizione dei singoli punti di vista, che vanno tutti rispettati e sono tutti veri. Lo yoga, che ha radici millenarie, come ben sapete, trova un suo riscontro nel grande Socrate e nell'arte della ginni. Nello yoga noi partiamo dalla struttura del corpo, che l'insieme del fisico, dell'energia e della mente, per poter attivare quello che si chiama anima, cioè l'insieme dell'intelletto e della coscienza. Il corpo e l'anima sono i due strumenti di cui noi, lo spirito, possiamo utilizzare per riconoscere chi siamo realmente. La depressione è sicuramente in tutti questi aspetti. Ma la depressione viene, come dicono i padri del deserto, perché c'è qualcosa che ci spinge. Come sapete, gli antichi nostri antenati hanno detto che nell'atmosfera attorno alla Terra ci sono demoni favorevoli all'uomo e demoni contrari all'uomo. Quindi forze dell'ombra ottengono la nostra consapevolezza e ci portano nel suicidio. Se dimentichiamo l'esistenza di queste forze, non sappiamo con chi dobbiamo lavorare. Se pensiamo che siamo solo noi, possiamo dire che siamo fuori strada, come dicono i nostri antichi antenati, come dice il grande Socrate. Lo yoga è una scienza, ognuno può sperimentarlo mettendo in pratica i postulati. Non è una teoria, è una pratica. La filosofia di Socrate è una pratica che non è stata mai scritta, perché c'era il voto del silenzio, come in tutte le accademie pitagoriche. Lo scienza invece dello yoga è una trasmissione da bocca orecchio, da guru a discepolo. Sono delle tecniche che servono a riarmonizzare la triangolazione del corpo, il fisico, l'energia e la mente, per poter attivare l'anima. Queste tecniche non sono fine a se stesse, non è la tecnica che produce il risultato di chi sono io. La tecnica, come dice il grande Michelangelo Buonarroti, è quella della scultura. L'arte della scultura è l'arte del togliere. Lo scultore, avendo visto la statua nel marmo, toglie il marmo in più e la statua viene fuori, lo scultore non fa. Il lavoro dello yoga è rimuovere tutto ciò che non siamo affinché ciò che siamo può venire fuori. Questo è il senso di yoga. Utilizziamo delle pratiche che sembrano semplicemente fisiche, ma quando io muovo la mano, l'energia si muove ed è dettata dalla mente il movimento della mano. È un insieme, non possiamo dividere la parte fisica, la parte energetica, la parte mentale. Se non la riunifichiamo e la riarmonizziamo, non potremo mai costruire la nostra anima, perché come dice il grande Gurdjieff, tutti abbiamo un corpo ma l'anima va costruita. E il prezzo è molto alto, noi stessi. Grazie. Grazie.
grazie a Gino Sansone per il suo contributo. Allora chiedo a Filomena Carrella di dare anche un apporto su cui poi sono l'ultimo intervento, se no sembra più amici che hanno preso. Buonasera a tutti, mi presento, sono Filomena Carrella, scrittrice, in questo momento amica di Magda, e in particolare ho voluto dedicare una lettera a Magda. Ho scritto per l'occasione una lettera immaginaria in cui c'è sia Fiorella che Magda. E ti ho pensato e non ne ho potuto fare a meno di non dedicartela. Ciao Fiorella. Il ricordo e l'emozione dominano il momento. Ciao Magda, ma ci ritroviamo qui per dirci che non ci lasceremo mai, perché io non me ne sono andata. Ho solo cercato un'altra vita, in cui non mi sentissi triste, in cui potevo dar sfogo alla mia luce oscura, che spesso mi faceva sentire invisibile agli occhi del mondo. Sono qui, cara sorella, nella luce dei tuoi pensieri, con la mia passione per la scrittura, ed il mio sorriso a metà, anche quando tu mi illuminavi e mi riscaldavi come il sole, anche in quelle giornate aride e invernali, tu traducevi i miei sereni sentimenti in allegria, in voglia di vivere, ma mi bastava quel leggero dubbio, quel martellante respiro rotto in gola, che non voleva liberarsi alla vita, che perdeva ogni istante di gioia che tu mi avevi regalato. Fiorella mia, ho sempre visto quelle nubi oscure offuscarti il viso, addensarsi nella tua mente, rotolare nel tuo cervello e far cadere quella pioggia di lacrime che spesso i tuoi occhi non sostenevano. Io continuo a soffiare al vento il tuo nome che mi regala le tue carezze e quando proprio ho difficoltà a sentire la tua risposta scappo al mare, guardandole e sapendo che la tua voce è lì. In quelle onde che si infrangono e mi sussurrano dolci parole, quando invece calmo e tranquillo immergo i miei piedi nell'acqua e scorgendo il luccichio del sole sulla brezza ti vedo, sai, sì, ti vedo sorridermi per poi essere subito rapita da quel tuo desiderio di scrivere con il capo chino sulla scrivania mentre ti addormenti, sognando quella vita che avrebbe dovuto avere la forza di un uragano per trascinarti via da questa maledetta malattia che ti ha allontanato da me. No, Magda, mia dolce e bellissima anima, no, non potrò mai andare via da te. Oggi siamo insieme come in una fotografia, io in bianco e nero e tu a colori. Lo sappiamo benissimo che dipendiamo l'una dall'altra e dopo anni tu mi fai spazio tra questi tuoi cari amici che hai invitato esclusivamente per me, che cercano di aiutare quelle luci della vita che non meritano di spegnersi troppo presto, che devono avere tutto il sorriso del mondo per camminare fra la gente. Mia cara e dolce Magda, io sono fiera ed orgogliosa di aver avuto una sorella come te. Sei stato il regalo più bello che la vita mi potesse concedere. Ricordo il primo abbraccio, le risate, le carezze, sei stato il mio magico aquilone che non si arrendeva mai, capace di farlo volare anche quando non c'era il vento, perché se io mi fermavo e mi sentivo scoraggiata, tu eri pronta a ricominciare, a lottare sempre, finché anche facendolo volare con la mano mi regalavi quell'avventura che cercavo. Mia dolce Magda, sei sempre stata l'adolescente bella e spensierata, ma brava, che voleva conquistare il mondo. Tutti gli scherzi che ci facevamo e tutti i segreti che ci confidavamo, io spesso rimanevo alla mia scrivania, ma il profumo dei fiori di ogni stagione mi portava sempre la tua gioia di vita e io a ripeterti, sii prudente, attenta a te. Ed anche quando non parlavo, tu mi capivi guardandomi, non ti perdevi mai un mio sguardo. Se c'è una cosa che forse ti ho detto troppe poche volte è questa: grazie per volermi così bene anche oggi che mi sono allontanata da te. Grazie, carissima anima mia, per il bene che continui a volermi e se puoi perdonami per non aver avuto il coraggio di restare, di lottare, di smuovere questi fantasmi che crescevano in me per diventare amici con cui dialogavo tutti gli attimi della mia esistenza. Perdonami se non mi sono lasciata contaminare dalla tua gioia di vita, dal tuo spirito di fratellanza, da quell'immensa solidarietà che regali al mondo e da quel magico rapporto di mamma che solo tu
sai vivere con quei tre bellissimi ragazzi. Mi sembrava di sapere tutto di te, invece più passano gli anni e più mi meravigli e più penso che forse ho sbagliato, che avrei potuto mostrare qualche segno di interesse in quello che tu mi offrivi, sempre solo con quell'entusiasmo di bambina che teneramente cercava la sua sorellina. Tu che desideravi abiti belli, luccicanti, eleganti per ogni occasione ed io che potevo rimanere invece sempre con lo stesso vestito anche per più occasioni, possibilmente color inverno. No, cara Magda, non è stato il tempo a portarci via o solo questa assurda malattia. È stato quel sentimento di sconfitta che si è impossessato di me, anche quando sapevo che potremmo offrirgli qualche altra possibilità. Non sono riuscita a controllarmi e mi sono immersa in quel mondo di notte senza stelle e senza luna. Ma quando muta la direzione del vento sul mondo, sbuffando tra le nuvole e girando come un pazzerello tra le città, sono io che ritorno bambina e rincorrerti, a sgridarti, a cercare la tua felicità. E se qualche volta ti è venuto il dubbio che io non ci fossi, continua invece a sapere che io ci sarò per sempre, passeggiando ed accompagnandoti in ogni istante della tua vita. Il suono della tua risata, mia dolce e nobile Fiorella, mi accarezza l'animo. Le luci di questa sera mi fanno riflettere sulla mia forza d'animo, sul mio desiderio di essere sempre allegra ed ottimista. Non potevo non pensarlo ed oggi saperlo ancora di più. Tu sei me e la mia esistenza è anche la tua. Sorelle e gemelle per sempre, una vita, anche se a distanza, stretta nello stesso battito, nello stesso sogno, e più passa il tempo e più sarai quella voce di speranza, di riscoperta per il piacere della vita che io ne assaporo sempre. Mia cara Fiorella, grazie per avermi insegnato tanto e per esserci nella vita che senza di te non avrebbe lo stesso valore, per quella grande umanità che tu mi hai saputo trasmettere. Due sorelle per sempre in tutto e per ogni tempesta che si abbatte sulla terra. Grazie a tutti, questa poesia che parla al cuore ed è meravigliosa, perché fa vedere come si può combattere anche non vivendo più la depressione. Lei ha scritto un qualcosa di molto importante, quindi due parole vorrei dirle. Innanzitutto, questa sera abbiamo veramente l'onore di avere tre grandi poeti. La nostra amica Luigia Sorrentino, l'ingegnere Ternone, la straordinaria Filomena Carrella, che tra l'altro è il premio internazionale della poesia e della letteratura, quindi va veramente un fortissimo applauso, e questo è il più grande gesto d'amore che io abbia mai ricevuto. Il tuo tempo, esserti messa in casa davanti a una scrivania col foglio e la penna e dedicarmi tutto questo tempo, grazie. Ormai a Dario Mancino, e grazie, e prego di venire. C'è il dottor Mancino, sì, ecco qua. È impegnativo prendere la parola dopo, insomma, questi interventi. Veramente è impegnativo perché in realtà vorrei dire qualcosa che, insomma, possa anche cercare anche di alleviare, insomma, tutta questa situazione, che sicuramente è una situazione che ci fa riflettere e ci deve fare. Prima di tutto voglio dire che sono molto entusiasta dell'opportunità che mi è stata data di prendere parte a questo convegno, perché in realtà io, che sono un medico estetico e chirurgo estetico, non ho la possibilità di visionare i pazienti in uno studio di psicologi o di psichiatri, ma li visiono, li valuto, li osservo al di là di una scrivania, di una scrivania che mi mette in una condizione anche di giudizio, no? Di poter dare le indicazioni terapeutiche, mediche, fisiche a quella determinata tipologia di procedura, perché io sono un medico, sono un chirurgo, ma un chirurgo dei sani. Sembra un po' qualcosa di controverso, ma in realtà è così. Perché da me non arrivano delle persone che hanno delle patologie serie.
metto le virgolette per il semplice fatto che il concetto del serio è sempre qualcosa di molto soggettivabile, ed è proprio a questo che mi voglio allacciare, cioè il concetto che c'è tra l'inadeguatezza di vivere il proprio corpo e l'esigenza di ricorrere a degli strumenti come la medicina e la chirurgia estetica, che dovrebbero nell'immaginario dei miei pazienti creare un anello di congiunzione. In realtà così non è, perché molto spesso queste dinamiche sono molto più profonde, sono molto più impegnative, e di certo non possono essere risolte con un filo alle labbra o con un trattamento esterico. E da qua poi si muove l'osservazione, proprio alle volte cerco di parlare anche con i colleghi, io ho avuto la fortuna di formare molti professionisti nella mia breve vita professionale, perché io ho fatto il professore per alcuni anni e mi sono reso conto in realtà di quanto dall'altra parte non parlo di pazienti ma parlo proprio dei professionisti come me, ci sia molta poca attenzione sul valore e l'importanza che noi abbiamo nelle nostre prestazioni mediche, perché ormai la medicina estetica è diventato qualcosa di ultra sdoganato, quindi il medico stesso pensa che modificando il viso di una persona in realtà sta facendo bene il suo lavoro. In realtà andiamo a modificare le aspettative, modifichiamo l'aspetto di una persona, e tanto possiamo migliorare, non soltanto esteticamente, tanto possiamo migliorare la percezione che ha quella persona di se stessi, perché di questo dobbiamo parlare, tanto possiamo peggiorarla, perché slatentizziamo delle dinamiche che in realtà sono più profonde. Quindi il mio appello fondamentalmente va, e utilizziamo questi strumenti pubblici anche per parlare, non tanto ai pazienti, ma in realtà ai medici, perché il medico estetico, medico specialista in qualsiasi cosa abbia il suo percorso universitario deciso di intraprendere, abbiamo un ruolo, abbiamo un dovere, quello di preservare la condizione di salute dei pazienti. E la condizione di salute dei pazienti non è soltanto quella fisica, ma anche e soprattutto quella psicologica. Grazie. Grazie a tutti. L'avvocato. Prego, che Luiz venga. Sì, chiudiamo questa serata seguendo l'aspetto come la vede lei la alla situazione. Mi rilascio a quello che diceva la collega, che sostanzialmente mi ha colpito veramente essere fatto della quantità di morti che vengono a causa di questa patologia. Diciamo, è solo un nome, ma entrando nel merito, che comunque avete argomentato alla grande, mi rendo conto che effettivamente è problematica e ha bisogno di sensibilità. Da imprenditore, e questo è quello che dico anche essendo socio degli imprenditori nazionali, di fatto portavoce di questa problematica per vedere di creare, di supportare quanto più possibile questa cosa che comunque è devastante anche per i familiari che rimangono diciamo inermi a questa situazione. Da professionista mi sento tanto, tanto importante, però purtroppo non avendo le competenze per poter entrare nel merito come hanno fatto tutti quanti, i lateri della situazione. La Presidente dell'Associazione, ecco, portando avanti tante problematiche che comunque nel corso del tempo e degli eventi che sono stati fatti con la mia Onlus, anche questa problematica, spero che non abbia da me ne darà l'opportunità di creare un altro evento a sensibilizzare ancora di più e a mettere i riflettori su questa problematica molto grave, molto importante, e sperando che facendo tanta sensibilità e divulgando un attimo con gli organi anche di tutela questa vicenda, questa situazione, possano sempre di più venire meno
andare a garanzia e a garantire un supporto a queste persone che comunque soffrono di questa grave patologia. Grazie. 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 Sì. Forse spento. Pronto? Buonasera. Innanzitutto vi ringrazio per essere tanti, in tanti presenti, con 40 gradi. E diciamo, rispetto alle scorse edizioni, qui ci sta un taglio molto più tecnico. Grazie ad Avvocates, che appunto ci ha portato un pochettino i numeri. Allora, gli incidenti stradali più o meno penso che siano a quel livello lì giusto all'anno, però è qualcosa che la società vive. Il bambino ammazzato sul marciapiede, l'ubriaco che investe le due ragazze, si vive e si fa notizia. E questa è la dimostrazione pratica che il disagio interiore che porta al suicidio non è altro qualcosa che nasce all'interno delle mura domestiche, perciò non tanto se ne parla, allora che sta lì, che però fa molte più vittime di quello che noi possiamo immaginare. Rispetto agli altri anni, il taglio tecnico proprio matematico e poi il far vivere Fiorella dalle righe, dalle parole della poetessa. Diciamo, vedere Magda commuoversi, da un lato mi ha fatto male, perché comunque è una cosa, però dall'altro lato ti fa vivere tutta quella sofferenza e ti dà lo sprono per fare un altro evento, per badare a chi soffre fianco a noi, per prendere spunto da un comportamento che sembra quasi normale e magari ci lascia qualche dubbio. E quindi veramente c'è da sensibilizzare e auguriamoci di farne altri eventi così e soprattutto in maniera molto più numerosa e coinvolgere le istituzioni. Certo, sì. Va bene? Buonasera. Stiamo liberando adesso da un lungo periodo triste, quindi sicuramente la prossima volta faremo ancora meglio, ancora più gente, ancora più persone qui con noi a sostenerci. Io mi sono commossa con Filomena Carrella perché non so, è come se avessi avuto la sfera magica, ha detto delle cose, ha parlato del mare, di quando mia sorella effettivamente scriveva tante poesie perché lei amava scrivere, cioè ha toccato dei punti veri della mia vita, quindi è stata veramente bravissima a leggermi dentro in poche chiacchiere che ci sono state tra di noi, quindi grazie di cuore. Voglio ringraziare la senatrice Graziella Pagano, questa sera doveva essere qui con noi ma è ammalata e i medici le hanno consigliato che con questo caldo, soprattutto l'aumento dei contagi, di rimanere a casa, quindi facciamo un fortissimo applauso a questa grande donna che esempio di forza. Però il prossimo evento, mi ha promesso, perché ci ha fatto anche un commento pubblico, sarà sicuramente dei nostri. Voglio ringraziare anche il portavoce della fondazione che sostiene questo evento, dell'ingegnere Terrone, appunto Massimo Sparnelli, che non è qui per motivi di famiglia. E poi voglio ringraziare chi ha sostenuto da tutti i punti di vista questo evento, il dottor Dario Martoscello e l'avvocato Attilio Manzo. Grazie a tutti voi. Adesso concludiamo con un inno all'amore, una poesia della mia carissima amica, è un'attrice, lei è stata in film importanti, Lucia Aurelio, facciamo un applauso e poi conclude il soprano con un altro brano molto bello e poi andiamo in giardino a mangiare tutti insieme. Io so che tu hai sempre le poesie con te, quindi ho detto sicuramente potrà recitarmi questo inno all'amore perché è una bellissima chiusura. Sì. Sì.
concludiamo questa meravigliosa serata. Grazie a tutti voi, anche il caldo che non ci perdura assolutamente, è con questo amore di Jacques per me. Questo amore così violento, così fragile, così disperato, così tenero. Questo amore è bello come il giorno e cattivo come il tempo. Quanto il tempo è cattivo. Questo amore così vero, questo amore così bello, così felice, così gaio, così beffardo, tremante di paure come un bambino al buio e così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che impauriva gli altri, che li faceva parlare, che li faceva impallidire. Questo amore spiato perché noi lo spiavamo. È seminato, ferito, calpestato, ucciso, negato, dimenticato, perché noi l'abbiamo perseguitato, ferito, calpestato, ucciso, negato, dimenticato. Questo amore è tutto intero, ancora così vivo, è tutto sorreggiato, è il tuo, è il mio. È stato quel che è stato. Questa cosa sempre nuova è che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda e viva come l'estate. Noi possiamo tutti e due andare, noi possiamo dimenticare e quindi riaddormentarci, risvegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognare la morte, svegliarci, sorridere e ridere e ringiovenire. Il nostro amore è là, testardo come un asino, crudele come la memoria, sciocco come i rimpianti, bello come il cuore, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino, e tremante l'ascolto, e grido per te, per me, per tutti, ti supplico per te, per me, per tutti coloro che si amano, che si sono amati, sì, io gli grido per te, per me e per tutti gli altri che non conosco, fermati là, là dove sei. Sei stato altre volte. Fermati, non muoverti, non andartene. Noi che abbiamo amato, non ti abbiamo dimenticato. Tu non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci diventare gelli, anche se molto lontani, sempre, e non importa dove. Dacci un segno di vita, molto più tardi, ai margini di un bosco, nella fantasia della memoria. Alzati su, tendici la mano e salvaci. Adesso ci ascoltiamo un ultimo brano, Anastasia Delun, e poi ci trasferiamo tutti in giardino che c'è una bellissima aria fresca. Grazie, grazie veramente per tutto. Sometimes I'm
Grazie a tutti per aver qua questa serata. Signori, grazie per aver seguito questo incontro a più voci. Noi, Magda, approfondiremo i vari temi che i vari relatori hanno detto questa sera, accennato, e mi auguro che questa estate possa andare in comunità e speriamo che l'anno prossimo, l'anno migliore rispetto a quello che abbiamo visto adesso e che stiamo appunto scoprendo. Che vedete, noi ci divertiamo, siamo qua in un locale meraviglioso, un posto bellissimo, una città stupenda, ma in altre parti del mondo c'è un mondo, la gente soffre e non ha queste possibilità. Apprezziamo, grazie.